Salve la gente di Gabby e ben ritornati su The Escapist 2. Questa prigione ci metterà durissima prova. Recinzioni elettriche, cani, fantasmi e molto altro. Aiuto. Partiamo. Qualsiasi prigione? Questa no, ragazzi. Questa secondo me è una delle più difficili. Ma di già? Un appello che certamente mancherò molte volte per procurarmi oggetti illegali. La cucina locale in cosa consiste? Escrementi di topo. Mi saranno molto utili, questo è certo. Cavolo. C'è il lavoro di fugario. Io voglio fare il fugario. Beh dai, almeno possiamo allenarci e diventare dei Ritter. Dei Ritter Sport. Fortissimi. Ritter in tedesco è cavaliere. Ah, magari, sapete? Qua magari qualcuno ci può infilare qualche oggetto illegale. La classica torta con lima. Non andare di sopra. È infestato. Finalmente ci voleva una bella vacanza in prigione. Forse adesso dovrei andare un po' in giro e controllare le ceste degli altri. Oh, c'è una telecamera a quanto pare. Ragazzi, c'è un tizio sospetto, si muove stranissimo. Ehi. Ehi, cosa? Chi? Cosa? Quando? Dove? Ma come? Tu parli? Perché non dovrei non parlare? Ok, abbiamo saltato la colazione per causa tua. Adesso abbiamo una mezza stella. Porco cane. Dai, corri, vai a fare colazione. Ok, vado. E intanto io ti rubo le robe della gente. Ehi! Cosa stai facendo? Io, volevo fare la conoscenza della tua cesta da più vicino. No. Ti va se fuggiamo assieme da questa prigione? Sì, dai. Però non toccare la mia cesta. Va bene. Cercherò di tenerlo al mente, però è una tentazione troppo forte. Ma alleghiamoci, troviamo gli oggetti insieme. Allora, per prima cosa dobbiamo studiare questa prigione come al solito. Vedi che c'è una freccetta? Dobbiamo andare al lavoro e siamo quasi in ritardo. Il nostro lavoro consiste nell'ascoltare i problemi degli altri. Sì, va bene, grazie, sì. Oh, che sì. Dura la tua vita. Oh, ti è morta la moglie, il marito, la figlia, tutti sotto un sasso. Non farti intenerire mai, sono dei bugiardi e sono là solo per darci spiccioli centesimi. Noi abbiamo bisogno del lavoro vero. Il lavoro vero si ottiene nella libertà. Allora, Indy, adesso sai cosa dobbiamo fare? Andare un po' in giro, studiare la prigione, allenarci, fare favori. La vita in cella è dura e dovrai imparare, dato che tu sei un nabbo appena arrivato. Ti sei quasi fatto fregare la roba della cesta, se non stavi più attento. E sei tu che hai fregato la mia roba nella cesta. Qui ci sono dei cani. Dato che tu ti chiami Indy the Wolf, soprannominato il lupo, chissà perché, magari potresti fare amicizia con loro. Sì. Era una mezza minaccia velata, comunque. Senti, fammi un favore. Siccome qua c'è un metal detector e io credo di avere un oggetto illegale, forse più di uno, prendimeli tu. Veloce, prima che arrivino le guardie. Toccali, prendili. Prendili e scappa. Dobbiamo diventare super forzuti, Indy. Dobbiamo diventare tu un lupacchiotto con un six pack da fare invidia alle lupacchiotte. Tu sei un furry. Vai, su. È uno, su, è su. Due. Oh, c'è una rissa. Vagli a rubare la roba. Ho preso tutto. Scappa. Ti stanno sparando, Indy! Cacchere! No, Indy, prendo io le tue robe. Le mie robe, avevi un sacco di mia roba. Ok, abbiamo due lime, se troviamo uno scotch. Ma tu non mi sei venuto a trovare in ospedale, perché? Perché? Ho trovato le tue lime, erano più importanti. Adesso abbiamo tempo libero, stammi dietro, Indy. Anzi no, stammi lontano. Tu dovrai andare in giro e trovare qualcosa di interessante mentre io investigo su questa storia del paranormale fantasmi. Ok. Sembra che questa prigione sia basata su antichi statue, cavalleria, armature, robe veramente strane. E in questo momento sto leggendo la storia qua con dei libri e sembra proprio che questo era l'antico castello di Re Artù, dove ci hanno fondato una prigione. È proprio lo stesso. Interessante. E hanno detto non andate al piano di sopra. Continuerò a guardare di cima in largo, di su e in giù. Anche un'antica cripta qua, una chiesa, dove il generale magari propizia gli spiriti. Oh, spiriti dei fantasmi, fate che gli evasi non evadano. Ma se sono evasi, sono già evasi e noi saremo evasi. Il mio nome è Vaso. Sono Vaso l'evaso. Questo è il mio nickname, dopo Black Dad. Qua ho trovato una cesta, ragazzi. Indy, tu hai trovato qualcosa? Ho trovato qualcosa di molto interessante. Perché non vieni a dare un'occhiata? Ok, Indy, mi stai mettendo la collina in bocca. Adesso arrivo. Non ci credo!
Hai trovato una moto da quella parte! Batti un 5, Indy! C'è una moto e c'è una rampa. Perché se noti qua, tutta questa prigione è circondata da torri e filo spinato elettrico. Quindi se noi vogliamo uscire, probabilmente dobbiamo disattivare una qualche sorta di generatore. E la cosa la vedo dura. Noti che qua c'è un vent. Sembra che possiamo entrare in qualche modo. E anche là c'è un vent. Magari potremmo trovare un cacciavite ed entrare qui dentro. Non si può salire sul tavolo. Forse dobbiamo farci un sostegno. Dovremmo trovare della legna. Senti, facciamo una cosa. Cerchiamo assieme tutte le ceste. Tu ruba tutte le ceste che puoi, attento alla telecamera, eh. Vabbè, sai, posso portarmi i tappolini in una stanza dove non ci sono le telecamere. Faccio così. Nice. Ok, no, niente di interessante qua. Ok, ho trovato fuori un legno. Ho trovato un legno. Oh, se ne troviamo due, a posto, eh. Accetta anche i favori dei nostri amici. C'è l'indiano Indy qua. Ehi, ti disturbo. Prendi questa cosa, la tina di bibita gasata, e dalla Indy the Wolf. Devo darla a te. Anzi, me la bevo io e lascio dentro urina al posto. No, ma... Scherzo. Prendi la tua cesta, tieni premuto, e la sposti così posso rubarla. Così posso fare le cose che devo fare. Portamela qui. Qui. Allora ti metto la lattina, Indy, così sei contento. Vai, l'ho fatto. Sì. Il corriere! Mi hanno dato i soldi, ottimo! Ok. Ce l'hai? Goditela. Sì. Vai, mi godo. Offre la casa. Allora, siccome siamo in due, tu non venire qua, perché sennò vedi che le guardie rosicano. Vattene, Indy. Tu devi stare nella tua cella e io nella mia. E tu rubi dai tuoi compagni o dai miei e poi a fine ci incontriamo... ci incontriamo all'appello. Facciamo così. Ci incontriamo all'appello e ci diamo la roba. Per stanotte si dorme, ma domani lavoreremo duro. Scaveremo come talpe e piccheremo come minatori esperti alla ricerca di pepite e diamanti di Minecraft. Razza di poltiglia con le gambe, venite qua. Sono Sergente Hartman che vi chiama. Siamo qua e mi sono anche caduti i capelli dalla paura. Sergente Hartman, sono tuo fratello gemello nero. Sono fratelli siamesi. Ti immagini se uno mi chiede di pestare te? Ti immagini? Aiuto, no! Non lo farei mai, non lo farei mai! Perquisiti sono... Vediamo se sei tu rido. Sto bene e barba schifo. No, vabbè. Per 85 vendono uno scotch, ma 85 sono troppi. Niente, tornerò nelle gratuite chest. Ho trovato qualcosa di interessante, vieni subito di sopra. Ho trovato veramente qualcosa di interessante. Subito, sopra. Sopra, in alto, veloce, tempo libero. Ho trovato, credo che ci sia una cosa che possiamo fare solo in due. Vai, ok, ci sono, sono dentro. Ora togliti. Ci penso io adesso. Ok. Grazie. Hai trovato cosa? Ho trovato dei tasselli. Tasselli? Sai cosa fanno i tasselli? Non lo so. Provo a controllare, ho trovato anche una mazza da baseball. Questa fa male sulle gengive. Poi andiamo qua e un bottone. Ah, ti fa entrare anche... No! Non... È meglio che non entri. Ce l'abbiamo fatta, santo cielo. Beh, ci vediamo domani, è stato un piacere, Indy. Oh, stavo quasi... Sì, ok, questa è la mia. Ormai mi confondo, non so più dove abito. Sai, non riesco ad abituarmi. Oh, che cosa avevano detto? Favij e mandarine. Mandarine e Favij. Grazie, Favij, che si prende i nostri problemi. Ok. Ok. Ottimo, nuova giornata, andiamo subito alla roll call. Tu, allora, facciamo una cosa. Tu stai alla roll call e mi dici i nomi. Io intanto guardo un po' le chest. Così almeno uniamo l'utile al dilettevole. Ottimo qua. Allora, vediamo qua. Un'altra lima, ma niente di che mi interessi, cavolo. Uffa. Ah, Wurstelburger. Lo odio, Wurstelburger. Fa finta di essere tedesco, ma in realtà non ha la razza pura nostra tedesca. Potrebbe essere tedesco, vuole essere tedesco, vuole essere accettato per quello. Mangia che abbastanza crauti. Ah, ok, allora va bene. Aveva un legnetto, l'ho trovato. Hai trovato l'ultimo legnetto? Sì, sì, sì. Oh sì. Mio Dio. Oh, signore. Fuori di qui. Okay. Ce la possiamo fare. Finalmente possiamo almeno vedere se funziona. Perché noi, la nostra teoria è usare un sostegno per, insomma, andare lì sopra. Vediamo se possiamo farlo. Tanto non ho mai visto guardie arrivare qua. Ok, posso piazzarlo qui? Prova. Non me lo sta facendo piazzare. Oh, allora, no. Come si può andare sul vent? Sto tentando di capire come si può fare. Oh, mio Dio, no, possiamo fare un'altra maniera. Cosa? Dobbiamo cercare... Oh, no, scala di fortuna. Ah, è vero, tre barattoli di vernice, dannazione, io ne ho trovato uno. Ok, ragazzi, abbiamo cercato tutto il tempo delle cose che non ci servivano. 2 hours later. Vai, Indy, vai, Indy. Vai, ha trovato tre barattoli, è un mago lui. Scala di fortuna.
Ho già il cacciavite in mano. Prontate a estirpare tutta questa ebola da questo mondo. E almeno potremo dare un'occhiata a quella moto e vedere se possiamo fare qualcosa. Metti il barattolo. Okay, ora inizio a limare. Ah, senti il gnec, quanto mi piace questo rumore. Che godereccio. Oh, sta arrivando! Ma proprio ora? Tu controlla, fai da guardia, fai da palo. Ok. Ok, dimmi se si avvicina. Io sto continuando a togliere quel vent. Ok, ottimo. Ci sono. Vado dall'altra parte. Tu continua a fare da guardia. Okay. Tu vai dall'altra parte. Sì, ci stavo facendo. Trovami un altro cacciavite, dovrebbe essere in cesta mia. Vado subito. Vado. Ma forse ce la faccio. Sì, ce l'ho fatta. Sono dalla moto. Ripara moto. La bici ha solo spazio per una sola persona. Cosa? No! Indy! Ma... E c'è un altro piccolo problema. Ah sì, non c'è. Posso usare questo per tornare di sopra. No! Maledizione! Dannazione! Tutta questa fatica per capire... Beh ragazzi, mi sa che dovremmo fare un po' di electroshock. La nostra nuova teoria è spegnere i generatori, farci un sacco di lime e scappare con quelle. Ho già visto che è possibile, non trovate un casino di lime. Quindi se ci facciamo un paio di lime, che vado a farmi subito, noi possiamo magari scappare di notte. È una cosa che comunque vedremo nei prossimi episodi. Ma intanto fatemele craftare. Dai Furfant, andiamo! Dobbiamo controllare una cosa al piano di sopra. Qua, sopra. Più in alto. No, volevo dire in alto, nel centrocampo, in alto campo. Ecco, okay. Su, qui. Ora voglio vedere una cosa. Fino a dove... Allora, qua c'è una recinzione che ci porta ad un'altra recinzione elettrica. Se noi troviamo una chiave rossa, che ce l'hanno le guardie, credo. Oppure, no, ci serve per forza. Allora, possiamo spaccare magari una di queste recinzioni. Però poi dovremo spaccarne due. E il generatore... Sai una cosa? Possiamo farlo in due. Uno spegne il generatore, perché il generatore sai che si riattiva. Quindi tu rimani nella sala del generatore, mentre io continuo a tagliare e tagliare, poi scappo. E poi vieni anche tu. Ok. Potremmo fare così. Ok, si può fare. Aia! Cacco. Fa male. Ci penseremo un'altra volta. E vabbè ragazzi, sapete una cosa? Noi concludiamo questo episodio di Escapist qua. Abbiamo scoperto che purtroppo la motocicletta non si può prendere, però abbiamo un piano. E forse già nel prossimo episodio potremo fare qualche passo avanti. E poi, i fantasmi. Magari andremo a vedere se esistono questi fantasmi. E se magari, dato che loro sanno tutto, dato che sono nell'eternità, magari dovranno darci una mano per la fuga e darci qualche consiglio. Da Gabby e Indy, The Wolf è tutto. E ora parte una rissa perché mi hai rubato il mio scotch. Ok, no, guardia, scappiamo! Ciao ragazzi!